Si stringono i tempi per l'accesso al fondo microcredito. Nella sede di Castel dell'Ovo si sono tenuti seminari formativi gratuiti per i cittadini e dal 19 novembre al 19 dicembre sarà possibile presentare agli sportelli di Sviluppo Campania le domande per ottenere il prestito. Per la sola provincia di Napoli le risorse disponibili superano i 30 milioni di euro. Uno strumento importante che si rivolge ai giovani, alle donne in cerca di occupazione, alle aziende che vogliono emergere da un'attività in nero, ai ricercatori che vogliono sperimentarsi dentro ad un'idea di sviluppo della città. Il prestito che viene concesso è un prestito che va da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 25.000 euro, viene concesso anche a soggetti non bancabili, il microcredito nasce essenzialmente per questo, cioè a soggetti non in grado di avere una copertura da parte degli istituti di credito circa la loro solvibilità. Al Comune di Napoli questo strumento pare particolarmente importante perché è un'occasione di occupazione, è un'occasione di attività, può contribuire al benessere complessivo della città sui temi dello sviluppo e della crescita economica. La prossima settimana saranno aperti sportelli informativi presso le 10 municipalità per promuovere il microcredito, fornire supporto per presentare la domanda ed orientare i soggetti interessati all'accesso al fondo, in modo da creare domande qualificate che abbiano successo e raggiungano l'obiettivo del finanziamento. Insomma, un comune che si mette dalla parte dello sviluppo e che intende agire non come chi attende, ma chi come concretamente opera per aiutare a cambiare una situazione di fatto troppo contrassegnata dalla fuga dei ragazzi, dal lavoro nero e da una condizione dove l'occupazione è in fortissima difficoltà.